Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 121 di Dragon Ball Super. La scorsa settimana non l'ho fatto uscire per i soliti problemi che magari non sono a casa e quindi non posso farlo uscire. Ma diciamo in generale non è servito a niente, lo scorso episodio è stato veramente, addirittura animazioni veramente non erano fatte benissimo e la cosa che vi posso tradurre è che c'è questo nuovo robottone e in questo episodio si fondono, perché si era visto nella preview dello scorso episodio, e si fondono in questo enorme coso che vedete qui. E anche in questo episodio non c'è molto da dire, perché diciamo che le animazioni sono fatte veramente bene. E questo, diciamo, voglio dare un plauso a The Data Channel, che è un canale YouTube che tratta delle animazioni di ogni episodio, e aveva detto che proprio questo episodio avrebbe avuto delle animazioni buone perché era il turno di un animatore veramente bravo. E quindi diciamo che è stato vero quello che ha detto, perché ci sono animazioni di questo robottone che, ok, non è proprio un robot, di questo mostro gigantesco che non mi ricordo il nome, tanto ragazzi, che sono fatte veramente benissimo, quindi complimenti a questo canale The Data Channel. Inoltre in questo episodio diciamo c'è un piccolo segreto, perché più volte viene zoomato sulla parte della pancia di Mosco-sama, che sarebbe il signore della distruzione del terzo universo, e questo ci fa capire addirittura che inquadrano da dentro la pancia e quindi si vede questa specie di ovale. E quindi capiamo che Mosco-sama, probabilmente quello che noi vediamo è solo un'armatura. Lui in verità è dentro questa armatura. E alla fine dell'episodio si vede, quindi rimanete sintonizzati fino alla fine di questo video, che non sarà molto lungo, sia perché è il 24, quindi è il 24 bisogna festeggiare perché è Natale domani, e soprattutto anche perché, diciamo, è un combattimento come tutti gli altri, solo alla fine, diciamo, è abbastanza interessante perché... Però in mezzo succede qualcosa di veramente interessante e aspettato al 50-50. E direi di passare direttamente a questa cosa, perché ragazzi, lui si trasforma da pugni, tutti oh no, oh, è forte, tutta ta 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 ta. Il solito combattimento ragazzi, non c'è veramente niente di nuovo. E arriva proprio a questo punto, dove una cosa di nuovo, cioè che lui dà i pugni. Lui, inteso questo mostro, dà i pugni all'aria creando dei portali, e questi pugni si teletrasportano in altri punti della mappa. E quindi praticamente lui per esempio dà un pugno così e gli va a finire dietro a Goku, e l'ennesimo pugno a Goku lo stava facendo finire fuori, e Freezer lo salva, perché giustamente questo per rimarcare il discorso che Goku serve a Freezer, perché Freezer è più scarso di Goku, ma Freezer vuole diventare il signore della distruzione, quindi ha bisogno di sconfiggere l'universo 11, e per sconfiggere l'universo 11 ha bisogno di Goku, quindi lo deve salvare. E quindi Freezer si aggiunge al quintetto che stava combattendo contro questo mostro. E per quintetto intendo gli altri 5 dell'universo 7 che sono rimasti, cioè Goku, Vegeta, Gohan, C17 e C18. Poi vediamo che questo mostro enorme prende un'altra iniziativa, cioè di catturare i nemici. E vediamo che riesce a catturare C18 e se la sta per mangiare, però proprio arrivato quasi davanti la bocca, Goku fa il teletrasporto e la porta in salvo. È bello che vediamo Whis che dice che questo avversario è molto astuto, perché comunque se li continua a mandare fuori si aiutano l'un l'altro, quindi mangiandoli diciamo che è abbastanza ottima come strategia, anche se non so se è proprio ai limiti delle regole, perché mangiarli in un certo senso è se li uccidi, e quindi in un certo senso dovresti essere eliminato. Ma per fortuna si sono tolti da questo pasticcio, perché Goku l'ha salvata e quindi vi siete salvati. Intendo Toei Animation ovviamente. Poi sfodera altri attacchi, per esempio c'è questo attacco che è molto interessante, cioè lancia un attacco più forte che poi si divide, che poi si dividono e poi si dividono. Quindi lancia tantissimi attacchi piccolini alla fine, e C17 soccombe, anche se crea questa barriera, la sua solita barriera, ma soccombe perché sono veramente forti questi colpi e sono veramente tanti, e quindi sta per cadere ma numero 18 lo salva, e quindi tipo lo spinge verso l'arena e numero 18 cade e quindi viene eliminata. Dopo che viene eliminata, questo mostro enorme non ci vede più
E quindi dice no, 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 de ne devo eliminare di più, devo distruggere tutti. E quindi crea questa specie di cosa enorme. In seguito allo spuntare delle ali, gli spuntano delle ali, ok? E crea questa sfera enorme. E la scaglia verso i nostri compagni. Tutti si trasformano e danno il meglio di loro e lanciano delle onde energetiche o in generale attacchi energetici. E vediamo questa scena che non so perché mi ricorda qualcosa di strano, tipo Power Rangers, non lo so perché, ci sono queste cose tutte di colori. È molto strana come cosa, però numero 17, accecato dalla rabbia, comunque si porta a casa anche per questo episodio il miglior personaggio dell'episodio. Ragazzi, numero 17 sta diventando il mio personaggio preferito perché veramente ha un'intuizione che vabbè, ok, noi ci arriviamo, ma per il cartone nessuno ci arriva solo lui. Veramente in questo torneo del potere ha fatto tantissime cose che faremo noi spettatori, ma ovviamente i personaggi dell'anime non fanno per questioni che magari devono allungare, allungare, allungare. Numero 17, veramente best personaggio del mondo perché si scaglia contro questa sfera, entra dentro questa sfera, esce da questa sfera. E colpisce questa cosa rossa che ha sulla fronte questo nemico, rompendola e quindi rompendo, diciamo, il suo nucleo, viene sconfitto. Viene sconfitto perché gli altri si sforzano ancora di più. Oh, sfera, sfera, sfera. Boh, viene sconfitto. Bravo numero 17, veramente. Complimenti. E poi, come vi ho preannunciato dall'inizio, si scopre veramente l'identità di Mosco-sama. E questa cosa è bellissima perché lui si scopre, diciamo non è che si scopre, lui esce da questo sportellino e si gira verso l'angelo e gli dice grazie per tutto quello che hai fatto. E l'angelo dice oh, finalmente si è fatto vedere. Vuol dire che veramente non si era fatto vedere mai da nessuno. E il bello che è l'omino là dentro ha comunque gli stessi vestiti identificativi dei signori della distruzione, quindi abbastanza simpatico. Poi gli ultimi secondi dell'episodio sono l'universo 11 e l'universo 7 che si guardano perché dovranno scontrarsi e soprattutto Jiren che gli dice comunque qualunque cosa fai il risultato non cambia, io ti ho sconfitto di tantissimo, è impossibile che sia migliorato a tal punto da potermi sconfiggere e Gou dice non ne sarei sicuro. Ragazzi, veramente questo è il momento che stiamo aspettando dall'inizio del Torneo del Potere. Veramente ragazzi, mettiamocela tutta perché aspettiamo gli episodi e divertiamoci veramente. Nelle anticipazioni ci sono solamente due cose che sono inerenti a Vegeta. Perché Vegeta veramente si arrabbierà tanto con Jiren perché Jiren vuole combattere con Goku perché capisce che è il più forte e quindi snobba Vegeta e Vegeta non ci vede più. Mi non vuole combattere con me che io sono il più forte perché mi crede troppo debole. E quindi vediamo che combatte duramente con lui, lo mette allo stremo veramente Jiren, a tal punto che come vedete qua gli tira un pugno nella pancia o un calcio. E addirittura nell'ultimo frame delle anticipazioni, proprio nell'ultimo frame di questa puntata, si vede Vegeta che scaglia probabilmente un Final Flash, come quello che ha lanciato a Freezer, se ricordate, che a Freezer perfetto, che l'è riuscito a sconfiggere, diciamo, gli è riuscito a distruggere metà corpo, perché vediamo Vegeta che è piccolissimo e quest'onda che è enorme. Ragazzi, ne vedremo delle belle. Quando c'è il Final Flash di Vegeta, ci sono cose belle, in generale, perché magari un Vegeta sembra debole, ma col Final Flash riesce a sconfiggere avversari molto, 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 molto più forti di lui. Quindi non so come andrà a finire dopo questo Final Flash, quindi aspetto veramente ancora di più il prossimo episodio. Ragazzi, se vi è piaciuta questa recensione, vi invito a guardare anche i nostri altri video che usciranno sul canale e che sono già usciti. Vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook e dal nostro sito che sono ovviamente in descrizione. Vi ricordo anche di passare dalla pagina Facebook di Dragon Ball Super Italia e dal loro canale Telegram dove ogni domenica caricano l'episodio. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!